Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come. Durante la prima puntata di Verissimo, tutti non han potuto fare a meno di notare questo dettaglio. Silvia Toffanin ricoperta di critiche. Sabato 17 settembre è ritornato su Canale 5 l'appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin, Verissimo. Il programma è una vera e propria pietra miliare nel palinsesto di Mediaset e ogni anno viene visto da tantissimi telespettatori, che ne apprezzano lo stile e la profondità. Proprio durante la prima puntata della nuova stagione, però, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio strano. Le reazioni sono decise e senza misura, non è piaciuto a nessuno. Per il primo appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, Silvia Toffanin ha scelto invitati ben precisi e interessanti. Innanzitutto, ha voluto sfruttare l'onda del gossip e invitare una delle coppie lavorative più chiacchierate, Gianni Amane e Francesca Chillemi. I due saranno presto su Canale 5 con Viola come il mare e, fin da quando hanno iniziato a girare la serie TV, non s'han mancati i gossip che li vogliono come coppia anche nella vita. Sebbene la Toffanin non abbia calcato l'argomento, i due hanno già adeguatamente risposto alla questione durante il Festival del Cinema di Venezia, confermando di essere solo amici. Altri ospiti della prima puntata di Verissimo sono stati Enrico Brignano e la moglie Flora Canto, i quali hanno ripercorso il proprio matrimonio tra emozioni e lacrime di felicità. Appuntamento commovente è stato poi quello con l'ele spedicato dei Negramaro e la moglie, i quali hanno raccontato i durissimi momenti vissuti nel 2018 quando il batterista è stato colpito da un ictus, mentre la moglie era all'ottavo mese. Nonostante quindi le interviste siano state un successo, la prima puntata di Verissimo ha ricevuto anche diverse critiche. In particolar modo, al pubblico non s'han piaciute le scelte estetiche di Silvia Toffanin. La conduttrice, infatti, si è presentata con delle schiariture bionde sui capelli e con una buona schiera di fari puntati sul suo viso che, da dietro le telecamere, creavano un effetto lifting poco realistico. E ancora. Insomma, la prima puntata ha ricevuto diversi commenti negativi. Chissà se, leggendo queste reazioni, Silvia Toffanin e la regia cercheranno di aggiustare il tiro o se invece preferiranno continuare sulla linea già scelta. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.